Signore, permette una domanda? Anche due. Senta, io sto facendo un'inchiesta, volevo sapere il suo parere su una domanda che le farò. Se Eva, invece di mangiare la mela, avesse mangiato un ananas, lei pensa che sarebbe cambiato qualche cosa? Che me ne frega a me, queste sono cose di mille anni, 2000 anni indietro, che me ne frega a me di questo fatto qui? Beh, ma è una cosa importante. Pensiamo alle cose che sono presenti da ora. Come ad esempio? Di che cosa? Ancora siamo a mano a Eva qui, non ci sia, qui siamo a 1974 e questa prende Eva. Che è questa Eva? Ma tutto dipende appunto da questo. Ma che dipende? Non dipende niente. Lì è passato il tempo, di quello non ci interessa più a noi. Pensiamo alle cose di ora. Ma le cose di ora io penso che dipendano forse da questo fatto. No, dipende dalle troppe libertà che hanno date. Vanno a rubare, vanno... Senta, ma appunto io volevo risalire un po' a monte di tutta questa faccenda e penso che se invece di questa mela ci fosse stata un'anana... Ancora la mela non c'entra più... È bene seccare la mela da molto tempo. Che c'entra più la mela? Non siamo le cose presenti qui. Non vedete voi stessi come? Tutti uomini di calere. Non c'è nessuno che pensa stangere per maschera davanti. E anche questo io penso che la colpa possa essere di Eva, perché se lei non si... Ma che Eva, più porca miseria. Eva. Non c'è più Eva. Mussolini è morto, non c'è più. Ma che c'entra Mussolini con Eva? Capisce? Eva. Era una musolina, Eva. Ma no, io parlo di Eva, di quella di Adamo, quella che ha mangiato la mela. È 2000 anni che hanno morto, si sono discorsi che non ci vanno più con questa Eva. La mela, che in giro sono tante mele agli alberi, vai e le mangi. Ma quella era un simbolo piuttosto? È un simbolo per voce, per dire, il simbolo era quello lì, ma se no... Ci sono tante mele ora dagli alberi, quando voi vai dalle branche... Ma io dicevo questo, se invece di una mela fosse stato un ananas... Pensiamo alle cose che sapete con gli occhi e si tentano con le mani. Quello bisogna guardare. Alle cose che si vedono con gli occhi e si tentano con le mani. E cioè? A tutte le cose, tutte falsificate. E il petrolio è sparito. E la frutta? E la frutta è la stessa di quella. E mele nostre. Ah, lei ha parlato della mela, lo vede che no, c'entra? Lo vede che c'entra la mela? Oh, permetta, signori. Ma lei ha nominato la mela, vuol dire che c'entra questa mela? Se Eva. Ma la mela delle piante, di ore presente. Non sono mele vecchie queste mele devono essere. Sono mele fresche. Va bene, ma dipende sempre dalla mela di Eva. Cioè, se noi risalissimo a monte della questione. Se risalissimo a monte. Devono andare tutti via. Prima di parlare di questo, parliamo appunto per un attimo, mi conceda. Io dico questo, se Eva come simbolo avesse mangiato invece di una mela un ananas, che è un frutto non italiano. Questo qui è uno scorciamento grosso proprio, No, mi dica il suo pensiero, cioè invece di mangiare un frutto italiano avesse mangiato questo frutto esotico. Ah, il frutto italiano è questo, dall'estero, che è peggio della nostra. La dobbiamo pagare più cara della nostra. E la nostra, va a finire il maiale perché non la posso, non si può vendere. Lei mai mangiato un ananas? Non sono ananas io, non ne capisco un ananas. La mela l'ha mangiata? Ma le mele le mangia lei, le mangiano tutte le mele. Siamo d'accordo, come vede? Siamo d'accordo, è così. Allora è una questione di mele. Che è così. Le mele sono queste. Mi stai scorciando proprio troppo queste mele. Sì che lei è troppo fissata sulle mele. Le mele, se lo vuoi, vattene a mangiare lei, vado a trovare lei.